Giusto per cominciare, benvenuto sia a Caraglio, Caraglio, ecco, chiariamo subito, Caraglio o Caraglio? Caraglio. Oh, benissimo, così siamo tutti più tranquilli. No, è più difficile per te quando dovrai esatto. Dire gol di... Questo è tutto. No, volevo... Possiamo andare. Intanto, come procede l'ambientamento? E se ti senti già pronto per il debutto? Sí. ¿El equipo está listo? Sí, la verdad que muy bien, un grupo muy, muy bueno. Y sí, sí, ya estoy listo para jugar, tengo muchas ganas y estoy con mucha expectativa. Pronto per il debutto, molto contento, un buon gruppo ed è pronto per la prossima gara. Le tue caratteristiche? Le tue caratteristiche? No, un delantero che può aguantare bene la pelota, un buon cabezazo y buen remate de afuera. Es un attaccante que sa mantener bien la palla, sa colpire bien di testa y ha un buen tiro da fuori. Vuoi sapere bulle mie? No. Okay. Questo fai la panchina vita, quindi io volevo chiedere, visto che non giocava da parecchio tempo, da più di un mese, condizioni fisiche, l'ho visto in allenamento, sta bene, però probabilmente deve togliere ancora qualche chiletto di troppo. No estaba físicamente. No, bien. La verdad que no estuve mucho tiempo sin jugar. Y la verdad que estas dos semanas me sirvieron muchísimo para ponerme como necesito estar. Físicamente, como bien, está, muy bien. Kilo. ¿Tienes que perder algo? No, estoy bien. Soy raro, tengo un cuerpo raro. Ah, ok. Está muy bien físicamente. En esta semana se ha allenado mucho. Ha una corporatura un poco particular, pero no es que es grasso. Nel campionato italiano che idea si è fatto? Il campionato italiano che idea tiene? No, un buon campionato, sempre quiso stare acá e la verità che sto molto contento, no? Non penso di sapprovechare l'opportunità. Sto molto contento di... è un campionato italiano molto, molto importante, un bel campionato ed è contentissimo di essere arrivato in Italia a giocarsi questa opportunità. Il suo idolo chi è? Che è il suo idolo? Ma chi si ispira? Che ti ispira come giocatore? Acá estuvieron muchos jugadores importantes. Ronaldo, un grande. Después hay muchos jugadores importantes, está Zárate. ¿Qué te inspira? Como juego. Que estuvieron acá, que triunfaron. Que triunfan en Europa. Y eso a nosotros los chicos argentinos nos motiva mucho. ¿Tienes un nombre, un jugador que te inspira? ¿Cómo juegas tú? Y al Nascoli. No, sono molti giocatori, non c'è un giocatore specifico. Quando è cominciata la trattativa con Pescara, lui conosceva già questa piazza, questa città, ne aveva sentito parlare oppure ne ha parlato per la prima volta? Quando è iniziata la trattativa con Pescara? Già conosceva Pescara o...? Sì, già conosceva, stuve due anni atrás. Que viene a hacer unos trámites y la verdad que me encanta la ciudad, es muy linda, la gente es muy amable y todo fue medio rápido, yo tenía muchas ganas de venir acá. Aveva molta voglia di venire qui a Pescara, già era stato due anni fa qui, la città è molto bella, le persone sono molto amabili, quindi aveva grande voglia di venire qui a Pescara. Insomma, calcolando da dove viene, lui di Rosario, stessa città di Messi, sa che qui deve... non fare come Messi al Barcellona, però avvicinarsi nel senso del suo piccolo a Pescara deve farsi salvare questa squadra. Quindi che faceva a Messi che tu si dai Rosario, quindi nacio Messi, non sì. Tiene che essere come Messi, però... algo similar. Sì, speriamo hacerlo lo mejor possibile. E la verdad, come dije recién, estoy muy contento y quiero hacer lo mejor que pueda. Ripeto sempre che è molto contento, comunque farà il possibile per fare il bene per questa squadra perché ha molta voglia di fare. Già dai primi allenamenti come si è reso già conto insomma, della squadra, dei compagni, se può davvero rendere al massimo? Con la seconda equipo, come era l'allenamento, come pensi che può essere? No, bien, come dije, la verdad che l'equipo sono tutti chicos muy, muy bueno, de muy buen carácter. Muy buenos jugadores y no va a ir bien, tenemos que acomodarnos bien en unas cosas, pero no va a ir muy bien. I ragazzi sono molto, molto bravi, con un bel carattere, secondo lui anche una buona squadra, quindi lui si trova molto bene con loro. Si è fissato un obiettivo di gol da realizzare, perché l'hanno preso per fare gol.
ce ne sono obiettivi per fare dei gol. Diglielo Milton, quando gol devi fare. 12 gol per fare. Grazie, l'ha chiesto il presidente Sebastiani. Te lo pregunto al presidente. Sì, no, è un accordo che tengo con lui. Ah, un accordo che ha col presidente. Quindi più segni, più guadagni. No, deve fare gol e basta. Una cena, presidente. Non ti preoccupare. In passato ci sono state altre squadre italiane che ti hanno voluto, c'è stata la possibilità già prima di Pescara di venire in Serie A, e qual è la squadra italiana che ti piace di più, insomma, quella che hai seguito? Il tipo che te queria e sì, qual è il tipo che ti gusta más in Italia che queri? In questo momento Pescara. In questo momento Pescara. Ma prima di Pescara c'era qualche Pescara squadra che ti voleva? Tipo, no, che te queria? Catania. Il Catania. Degli argentini che sono in Italia, chi conosce, chi sono i suoi amici? Se ci sono. Il giocatore argentino che va in Italia, che quella, non sei alguien? Sì, Santiago García, Palermo, Dybala, también de Palermo, ora vino Perduti, a Palermo también, conosco. E la Sampdoria non conosce nessuno, quelli che stanno in Italia? No, Maxi Lopez. Romero, il portiere, sì, poi il portiere argentino lo conosco, lo conosce meglio, lo più cercano sono Santiago, quelli conosce di più, che conosce meglio sono Dybala, Santiago García, Paglialunga e Catania. Paglialunga, il tuo primo gol potresti farlo però a un tuo connazionale, a Romero. Il gol poi di casera, sì, la verdad che è un arquero muy grande. E speriamo hacerle no uno sino dos. Spero di farne anche due di gol. Senti, chiariamo anche le tue origini, perché non so, forse avevi già rilasciato un'intervista a Sky a Milano quando sei arrivato in Italia qualche settimana fa, dicendo che le tue origini sono teatine, oppure mi sbaglio, ci siamo sbagliati, non devo capire male. Turican di Chieti, a dire algo? No, la verdad que no tengo mucho, no conozco mucho a mis procedentes, ¿no? De ahí, pero bueno, soy de residencia. Cioè, residenza a Chieti, però non ha una conoscenza del suo passato. Okay. Cioè, quella. Cioè, le sue origini, non so se sono. No. Da dove? Tuo abuelo, chi è? Possiamo. Che mi via in. Mio abuelo. Suo nonno. Italiano, però non sa di dove. De dónde? Chieti? No. Io so. No. Che ne sai, tu sai? Bella questa, un piedino che gioca a Pescara? Non lo so, però forse qualche vicino. Può darsi Manopello, dai. Andiamo avanti. Prima impressione su Mr. Bergoglio? Come ti sei Mr. Bergoglio? Che piensi del? No, bien, un buon entrenador. La verdad che tiene molto chiaro le cose che quiere con il club e eso è molto positivo. È un buon allenatore che ha le idee molto chiare per quello che vuole fare in questa squadra. Secondo lui è un ottimo allenatore. E in attacco lui come preferisce giocare con un compagno oppure da solo? La tattica come chiede giocare solo o con altro compagno? Sì, sempre è meglio giocare con un compagno, però non tengo difficoltà in giocare solo. Sempre meglio giocare con un altro, sì. Ma non ho difficoltà a giocare anche solo. Va bene, passiamo per. Curiosità sul numero, se no passiamo a per. Non so, 60 perché sono i gol che faranno qui a fine stagione. Ok, 60. Siamo, lo elegimos con. Sì, 60 perché ha fatto una scommessa con una persona quando è arrivato a Pescara a firmare il contratto e ha preso il numero 60 perché è l'anno di nascita di quella persona. Poi dopo alla fine vi diremo chi è la persona. Ah, io non ci ho capito. Non lo dico, non le cose allora.